What a tutti ciurma e benvenuti da Jigreen in questo nuovissimo episodio su Spyro the Dragon. Vediamo ragazzi se riusciamo ad aggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci finalmente qua di ritorno. Dopo che la volta scorsa ragazzi siamo riusciti ad arrivare nel mondo dei pacificatori, dove c'è tutto tranne che proprio la pace, perché la gente qua se fa la guerra, mostra le chiappe pelose, insomma c'è un'area di ribellione assolutamente incredibile. Intanto che avevo fatto un bel giro per il mondo ragazzi, ero riuscita a raccogliere 115 gemme su 200 e a trovare due draghi su 3. E appunto le restanti gemme e il restante drago credo ragazzi si trovino appunto nella zona che per ora non sono ancora riuscita a raggiungere. Però qualcuno di voi giustamente mi ha dato un suggerimento probabilmente per riuscire appunto a procedere almeno di qua ragazzi, perché come potete vedere, giustamente come io non avevo notato, là sopra c'è una sorta di bersaglio dipinto, per cui io direi di ruotare un attimino e... aspettate, ce la farò prima o poi. Ruotare un attimino il cannone verso di qua, ancora un po', e colpirlo per vedere cosa succede. Ecco qua, perfetto. Infatti proprio così ragazzi mi si è aperta per fortuna una nuova pedana, che mi permette di accedere tra l'altro ad un altro livello là in fondo e altre zone qua davanti ragazzi. Questo mondo mi sembra direi abbastanza grandicello, per cui ecco qua l'ultimo drago, perfetto, andiamo di qua, non ci perdiamo manco una gemma perché se no direi che poi... no, c'è lui ragazzi, c'è lui. Dove pensi di andare, grandissimo stronzo? Mi ridi in faccia, ma mo lo vedi, prendiamo la chiave intanto ragazzi. E io non so se riuscirò mai a prendere questo stronzo. Ah ecco, mi sei venuto incontro, vedi quanto sei deficiente, imbecille, cretino. Mi è venuto praticamente addosso ragazzi, che meraviglia. Allora, rompiamo questi ultimi bauli, abbiamo raccolto pure una chiave e liberiamo quest'ultimo drago, Gannaro Gunnar. Bene Spiro, se continui così sono sicuro che il tuo destino si compirà. Sì. Destino? Io voglio dare solo un po' di calci. Arrostisci i tuoi nemici invece e prenditi il tesoro. Ma che cazzo? Oddio ragazzi, questi dialoghi sono bellissimi. Cioè tra l'altro Spyro, che qualcuno di voi per fortuna ha confermato che posso dire pure Spyro, e che dice voglio dare solo un po' di calci. Ma che cazzo di dialoghi sono? Bellissimi ragazzi, bellissimi, incommentabili. Allora andiamo un attimo di qua intanto. Prima ragazzi di, ecco, ingegno, perché... ah! Ecco, adesso mi sa che morirò purtroppo, temo, sì. Purtroppo sì. Purtroppo è avvenuto. Meno male che ho appena salvato la partita. E perché non sempre la salvo, insomma. Però direi un attimo di saltare di qua, appunto, facciamo attenzione. Perché qui, ragazzi, c'è un altro luogo in cui intrufolarsi e vediamo dove ci può... oh! Qua c'è il famoso scrigno del quale abbiamo trovato proprio un attimo fa la chiave. Wow, mi sta piacendo sta cosa, usa pure la chiave. Spyro, Spiro ti chiamerò in tutti i due modi, non mi interessa. Wow, ricco e sarò ricco. Sarò il draghetto più ricco che c'è. Perfetto, allora mi sa che purtroppo non ci resta che saltare di qua di nuovo e poi rifare tutto il giro per andare a prendere delle gemme che erano ancora qua sopra. Ragazzi, io vi chiedo scusa, ma prima di cominciare qualsiasi livello, come giustamente vi stavo dicendo un attimo fa, poi mi sono bloccata, direi di completare prima il mondo casa, quindi questo mondo qua. Per cui qua ci sono altre tre gemmette, là ci siamo appena andati e niente, è lì è dove siamo stati prima. Per cui credo che qua abbiamo probabilmente preso tutto quello che potevamo prendere. Almeno mi auguro, almeno così sembrerebbe, tranne di qua, esatto. Ah! Minchia, me la sono vista proprio male. Eh no, oddio, pensavo di stare per cadere. Qua c'è il livello volo notturno ragazzi. Cioè io non so, come avevo detto, semmai completerò, farò ragazzi
i livelli di volo perché sono lo sclero più assoluto e non credo di poter stare 3 miliardi di ore qua in video, ragazzi, in gameplay, diciamo, a cercare di completarli. Mi dispiace, ma purtroppo è così. Allora, qua l'unica cosa che ci è rimasta, ragazzi, è questo forziere. Però io non so se puntandogli questo cannone contro, ecco così, esatto, dove insomma riusciamo. Sì, perfetto. È il cannone in pratica che, ragazzi, c'ha l'intelligenza artificiale e lui che si regola, capite? Sì, perfetto, ragazzi. Abbiamo appena completato il mondo casa. Abbiamo raccolto tutte e 200 le gemme e i 3 draghi. Per cui io direi di dirigerci verso l'inizio del livello, che era di qua, per incominciare appunto i livelli sin dall'inizio. Ma qua credo... ok, qua non c'è assolutamente niente, per cui torniamo di qua e incominciamo da qui a sinistra. Il primo che ci troviamo di fronte, esatto, proprio questo, che si chiama Dry Canyon. Quindi canyon secco, canyon prosciugato, canyon disidratato. No, vabbè, però dry vuol dire asciutto, quindi... ok, vediamo un pochettino che cosa abbiamo di fronte. Guardiamo prima di tutto qua dietro. Però strano, non ci hanno messo niente. Posso dare fuoco ai cactus? Sì, ma dopodiché si tolgono, ragazzi, l'aspetto carbonizzato da soli. Quindi i cactus sono dotati di vita propria. Quindi colpirli non ci ricavo niente. Va bene, dai cactus non ci ottengo assolutamente niente. Questo è chiarissimo. Perfetto, la prima gemma era 10, vediamo che cosa ci troviamo di fronte. Oh, merda miseriaccia. Qua le cose cominciano a farsi un pochettino più difficili, ragazzi, perché ci sono 400 gemme da raccogliere, 4 draghi da trovare e la cosa mi fanno un po' paura, diciamo così, perché 400 gemme, ragazzi, sono veramente, veramente tante. C'è pure un ladro di uova. Ma minchia, non pensavo che avessero inserito i ladri di uova pure dentro i livelli. Cioè, pensavo soltanto nei mondi casa, diciamo così. Per cui ora che l'acchiappo allo stronzo. Intanto ammazziamo tutti i nemici che ci troviamo di fronte, perché pure loro, ragazzi, sappiamo benissimo, sono fonte di gemme. Allora, le cose cominciano a farsi abbastanza, direi, problematiche, nel senso che se il livello è così vasto dobbiamo stare assolutamente attenti a non perderci niente, quindi a non perderci alcun angolo. Aia, la conce tu madre! Alcun angolo del livello, stavo dicendo, prima che il tizio mi colpisse. Per cui è richiesto, insomma, si richiederà un lavoro più di cesello. A meno che non hanno inserito tutte quante gemme da 10 e da 5, magari così è un pochettino più rapida la cosa. Però per esempio noi temo, ragazzi, che là sopra ci si può arrivare, quindi in qualche modo al piano superiore ci dovremmo arrivare. Intanto io però direi di beccare questo grandissimo stronzo. Hai aspettato troppo, pezzo di merda, adesso ti prendo. Adesso ti prendo, ti prendo, ti prenderò, sì! Eccolo là, perfetto. Yuhu! Fantastico! Ho preso un altro uovo! Nah! Benissimo. Ok, allora, qua abbiamo preso tutto. Qua a destra, dico. Andiamo di qua, incorniamo i nostri cari amici e prendiamo il nostro primo drago. Salviamo il nostro primo drago. Conan! Conan, detective con gli occhiali? No. Grazie per avermi liberato. No. Ah, proprio te sei sprecato nei ringraziamenti. Ma sta tranquillo. Sta tranquillo. Per me l'importante era che togliessi il tuo culone da sopra al punto di salvataggio. Quindi lo prendo, insomma, prendo questo come ringraziamento, diciamo così. Per cui andiamo pure. Aia, la conce tua madre. Quasi mi fa cadere nell'acido sto maledetto stronzazzo. Allora, andiamo pure di qua. Che pensavi di fa? Ne arriva un altro? A te t'arrostisco così bello al carbone. E questo, aia, ah no, questo. Ok, con questi grossi mi scordo sempre, ragazzi, che le corna non funzionano. Mi sono preso una mega botta in testa. Direi che è il caso. Sparks è proprio morto. Sparks, poverino.
È colpa mia se è morto, ma qua c'è qualche pecorella per recuperare un po' di vita. Non c'è, oh no. Eccola, pecorella, vieni qua, pecorella, vieni qua, salvaci la vita. Riprenditi Sparks, ok, almeno ha recuperato 2 punti vita, diciamo così. Per cui, vediamo un attimo ancora qua sotto, ragazzi, cosa c'è. Questo possiamo romperlo, sembrerebbe di no. Qua possiamo salire, però prima di andare di là, direi di andare di qua, perché anche qua, ecco, come una scema ci sono caduta proprio dritta. Perché pure qua possiamo salire, ragazzi. Per cui io direi di sfruttare prima di tutto le scale che ci troviamo subito di fronte. E da qui credo che l'unica strada sarà questa qua. Poi in caso dovesse mancare qualche gemma, sappiamo magari che ci sono altri punti raggiungibili che mi sono fatta sfuggire. Per cui guardiamoci bene intorno. Qua non c'è niente. E qua invece questi meravigliosi scrigni salterini, chiamiamoli così, ecco fatto. E a te t'arrostisco allo spiedo, pure a te, perfetto. E il tuo pennuto delle mie palle, a voi direttamente così vi sbalanzo, si direbbe in abruzzese, sbalanzo. E ok, ecco qua, di nuovo, pure a te, grazie, datemi le vostre gemme. Che poi io mi chiedo da dove gli cadono le gemme, ragazzi, quando i nemici muoiono. Forse ce le avevano nascoste. Ah, non di nuovo, ia santa to, minchia che sfiga, puzzolente, lurida. Aia, aia, no, che cazzo. Questa è stupidità, ragazzi, perché avrei potuto salvare il drago che era già lì e salvare lì la partita un attimino. Però, vabbè, la mia stupidità direi che mi precede, ragazzi, per cui lasciamo perdere. Ok, qua abbiamo già raccolto tutto, però, sembrerebbe. Per cui non perdiamo tempo, risaliamo direttamente qui. Ok, comunque le gemme raccolte dai nemici le considera lo stesso, infatti, sì. Perfetto, cioè perlomeno le gemme già raccolte le considera raccolte, ragazzi. Perché vediamo che non si sono riformati comunque scrigni e roba del genere. Per cui diciamo che la cosa è abbastanza positiva, dai. Forza, ragazzi! Bowling! Strike! Perfetto. Ok, facciamo fuori tutti questi maledetti uccellacci. E salviamo già il drago, ragazzi, visto che ce l'abbiamo giusto qua davanti. Direi di non fare stupidaggini. E voilà, Ivor, o Ivor. Tu sei Spiro? Sei tu il draghetto di cui ho sentito tanto parlare? Esatto. Fin da quando eri uno sbuffo di fumo sapevamo che... sapevamo che... Oh, ma l'ho dimenticato. Ah, ok. Grazie per l'immensa considerazione. Sono davvero commossa. Bene. Partita salvata. Andiamo e vediamo un pochettino. Ah, se prendo un altro di questi prendo una vita poi, tra l'altro. Perfetto, ho recuperato una vita. Andiamo un attimino di qua. Facciamo attenzione a non farci colpire. Aiuto, minchia, quasi mi cade addosso. Se mi cadeva quello addosso, ragazzi, mi ammazzava proprio senza un attimo pensare. Allora, qua non si può andare da nessuna parte? No, sembrerebbe di no, per cui recuperiamo pure quest'altra gemma. E un modo per salire ci deve essere, ragazzi. E lo troverò, ve l'assicuro che lo troverò. Per cui voi morite, morite. Ehi, sveglia, zio, sono di qua che ti guardi intorno. Ok, qua dietro cosa c'è? Pensavo ci avessero nascosto qualche gemmetta. E invece, ecco, stavo per lasciare questa qua, ragazzi. Così poi cominciavo a bestemmiare la grandissima. Là c'è un forziere anche. Un forziere col lucchetto, intendo, eh. Quindi dovremo pure trovare una chiave. Per cui facciamo attenzione a luoghi probabilmente nascosti. Intanto qua rompiamo questo, rompiamo quello, rompiamo un pochettino di tutto. Qua sopra è troppo alto, non ci possiamo arrivare. Per cui... che cos'è sto rumore? Ah, eccolo là. Pensavi di sfuggirmi, zio? E invece... Ah, una vita c'era soltanto, va bene. Diamolo per buono. Allora, per salire là sopra, ragazzi, dobbiamo di nuovo salire di qua. Prendiamo intanto queste, prima che me ne dimentichi. Ok.
E voilà, voilà, voilà. Ovviamente per andare poi di là, ragazzi, dovremo saltare da lì, da più in alto, perché qua è troppo basso per arrivare lì in planata. Quindi dovremo fare questo. Opla. E questo? Ma che cazzo? Ah, sono fuochi d'artificio. Aia. Minchia, non pensavo, vi giuro, mi facessero male. Ok, va bene, imperatore, la prossima volta me ne tengo proprio alla larga. Bam bam bam. Ne devo manca sempre uno. Mai la soddisfazione di fare un 2 e 3. Ok, attenzione. Ecco qua. Ah, tutte gemme rosse, che schifo. Ok, per arrivare lì, ragazzi, suppongo proprio che dovremo salire da qua. Saltare da qua, perdonatemi. Per cui ricordiamoci. E adesso vediamo un pochettino da qua sopra. Ah, qua già siamo sul piano rialzato, perfetto. Per cui non ci facciamo intimidire dai nostri nemici. La gemma fucsia. La gemma fucsia vale 25, ragazzi. Per cui la gemma dorata da 10 non è quella più alta. Insomma, non è quella dal valore più alto. Perfetto. Quelle fucsie allora le agognerò come se non ci fosse un domani. Ragazzi, che fate? Poltrite? Oh, in piedi, brutti fannulloni. Ok, altro drago, altra storia. Sentiamo un po'. Boris, Boris, sei rosso. Il Dry Canyon è generoso con chi sa planare. E tu sai planare, vero Spiro? Certo che io sì. Sono nato per planare. Lo devo dire. Bene, buon per te. Allora, salviamo. Io direi sempre di approfittare, ragazzi, dei salvataggi a primo colpo, cioè senza pensarci troppo due volte. Allora, da qua di sicuro potremo saltare da qualche parte, probabilmente. Lì, probabilmente, ma non so se da qua ci arrivo, sinceramente parlando, ragazzi, eh. Prima di provare, direi un attimo di andare dall'altra parte, no, se la telecamera mi assiste. Sarebbe meraviglioso. Ok, andiamo di qua, perché qua ci sono altre gemme che ci aspettano. Sento pecorelle che potrebbero salvarci probabilmente la vita. E qua tra l'altro c'è la fine del livello, per cui per tornare a casa dovremo andare di qua. Allora, ecco qua. Strano, ma vero se non... Ah no, mi sembrava strano di averli presi tutti a primo colpo. E che palle. Allora, saltiamo un attimo di qua. Facciamo saltare in aria questa ventola, prendiamoci la nostra bella gemma. E lì c'è l'ultimo drago, attenzione, per cui dovremo poter saltare da qui. Credo, non so se ci arrivo da qua. Bella domanda, Bubu. Non lo so, non lo so se ci arrivo da qua, ragazzi. Facciamo un tentativo, ma... No, infatti, immaginavo. Cazzo, come ci arrivo là? Va bene, allora dobbiamo tornare indietro e salire di nuovo e trovare un modo per arrivare nelle zone più alte, ragazzi. Perché io non me ne vado da qua se non completo, eh. No, 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 no. E io non ho ancora trovato la chiave comunque, pure per l'altro forziere, ragazzi. Quindi c'è qualche evidentemente zona segreta, appunto, che non ho ancora scoperto. Per cui o proviamo a planare fin lì, anche se già so, ragazzi, che non ci arriverò mai. Oh, sì, 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 sì. Oh, oh, sì. Ho poca fiducia nelle alette di Spyro. Oh, mori. Grazie. E vediamo dove altro ci conduce questa zona, diciamo, segreta. Ci darà la possibilità, probabilmente, di saltare da qualche parte, perché ragazzi qua già finisce la strada. Per cui proviamo ad arrivare lì, ragazzi, che è l'unico punto che vedo accessibile. Grosso errore, anche perché sono caduta dentro l'acido. Che diamine. A few moments later. Ok, allora, di nuovo, attenzione. Allora, ci deve essere qualche altro punto, ragazzi, che mi sfu... Ah, ma no, il drago, quello che ci interessa, non è di là, ragazzi. Magari planando da qui, in qualche modo, ci arrivo. Sì, ok, meno male che la memoria un attimino mi ha aiutato, per fortuna. Intanto recuperiamo l'ultimo drago e abbiamo la chiave. Maximus! Che planata incredibile, Spiro. Pensavo di rimanere intrappolato per sempre con quei brutti avvoltoi sulla testa. Sai, sembrano dei duri, ma in realtà sono ottimi flambè con un pizzico di sale. Sì, ok. Va bene, perfetto, ragazzi, fantastico. Recuperiamo anche la chiave, ecco fatto. Salviamo la partita.
Certe volte un attimino, ragazzi, mi stupisco, nel senso che meno male, strano ma vero, la mia memoria mi ha ricordato che il drago che mi interessava era proprio di là. Allora, adesso devo ricordarmi, appunto, come tornare lì al forziere. Ok, se la memoria non mi inganna, ragazzi, devo salire di qua. Poi planare di qua. Dovrebbe essere di qua, insomma, fondamentalmente, ecco. Andiamo di qua. Opla, opla. Sì, perché dobbiamo planare, ragazzi, assolutamente dal punto più in alto. E il punto più in alto ce lo offre questo costone di qua. Per cui op e op e opla e opla. E andiamo. Yuhu! Ce la farà? Ce la farà? Ce la farà? Sì! Ok, ragazzi, io spero che con queste ultime gemme completeremo anche la questione gemme. Per cui una e due e tre, e ce ne mancano esattamente 15. No, che cazzo sto dicendo? 25, ragazzi. E qua ne abbiamo. Ditemi che ci siamo, ve prego. Ok, sì, è bello che ha cominciato a ruotare, ragazzi, tipo come se si fosse sistemato a 399. Già stavo cominciando a bestemmiare proprio, diciamola così, a bestemmiare proprio alla grandissima, perché dover andare a trovare di nuovo una gemma nel giro, insomma in giro qua per tutto il livello, sarebbe stato abbastanza problematico. Per cui adesso abbiamo completato per fortuna anche questo incredibile livello, e quindi possiamo dirigerci verso l'uscita tranquillamente e super soddisfatti di noi stessi. Yuhu! Andiamo a casa, Sparks! Yeah, vai! Yuppidoo! Zikera! Buha! Eccoci a casa, perfetto! Minchia, ma qua ogni volta si riformano tutti questi deficienti! Ragazzi, cioè, non ne posso stancorna tutte le volte, perché mi state antipatici, poi mi sparate le palle di cannone addosso, cioè, ma vi pare una cosa normale? Vi pare una cosa normale spararmi le palle di cannone addosso a me, che sono così bravo, diligente e gentile? Non bastate a mostrarmi le chiappe, che ve le do di santa ragione, eh? Intanto salviamo la partita. E probabilmente, ragazzi, direi che comunque sarebbe il caso magari di fare un altro livello, perché farne solo uno, insomma, non lo so. Per cui quello direttamente successivo al Dry Canyon è questo qua, Cliff Town. Ovviamente se dovesse essere, ragazzi, troppo lungo, troppo grande, non lo finiremo oggi, lo termineremo la prossima volta, dopo magari aver salvato un drago e aver potuto salvare la partita. Per cui vediamo un pochettino che cosa ci troviamo di fronte. Che bello, già mi piace l'ambientazione. Pure in questo caso, ragazzi, 400 gemme, per cui purtroppo la cosa non sembrerebbe essere molto immediata. Per cui incominciamo a prendere tutte le gemme che incontriamo da subito e... Ok, ragazzi, ho avuto un attimo di pausa. Ah, perfetto, mi ricordavo bene allora. Cioè, ci sono elementi che comunque se li... colpisci col fuoco in qualche modo comunque rilasciano qualche gemma, per cui non bisogna farsi ingannare, perché magari poi te ne manca una che non l'hai trovata dentro al calderone e cominci a tirare giù i santi dal calendario. Per cui guardiamo pure dietro le colonne, perché tanto, ragazzi, ne nascondono. E che so ste cose? Oddio, questi, ok, non si bruciano. Aia, la conce tu madre. Ma come cazzarola ti permetti? Mi ha dato una manata, ragazzi, sulle chiappe, che me la ricorderò per tutta la vita. Ok, allora, vediamo. Io direi di soffiare sempre più di una volta, perché non si può mai sapere. È vero che ne nascondono solo una di gemma, ma fidarsi è bene, ragazzi, per non fidarsi è meglio. Allora, perfetto, qua preso, là dietro già ne ho vista una e qua c'è il primo drago, per cui, ragazzi, ci fermeremo, ecco, se riesco a sganciarmi al primo drago, perché se no la cosa si fa veramente troppo complicata. Ok, sono riuscito a fare strike una volta nella vita. Oh no,
L'ho sentito lo stronzo. Come non sentire lo stronzone, ragazzi, che si prende il gioco di noi. Madonna, se ti trovo ti ammazzo. Se ti trovo ti ammazzo, dov'è? Dov'è? Ma questi che sono, tipo messicani? Che sono? Che c'hanno il sombrero? Che cazzo? Ah no, tipo ninja. Non capisco di che nazionalità dovrebbero essere, più o meno. Aia! Minchia, mi stanno per ammazzare tutti, ragazzi. Qua mi vogliono fare tutti quanti la pelle. Eccolo lì. Ok, ultima missione, ragazzi, prima di chiudere il video. Prenderlo a incornate, ma proprio malissimo. Ecco, se mi allargo pure io. Sì, mamma, sto paio di palle, a pezzo di merda. Ecco qua, hai fatto bene a rallentare. Grazie per l'uovo. Perfetto, almeno ci siamo già tolti pure questo pensiero. La cosa che sto notando è che ci sono tante pedane così, ragazzi, e quindi potrebbe essere possibile che ci si nascondano sopra delle gemme che magari possono sfuggire alla nostra attenzione. Allora, qua sopra c'è un missiletto che, se gli do fuoco, di regola dovrebbe colpire qualche luogo. Aia, ecco, però se cado malissimo, la cosa di certo non ci aiuta. Allora, no, come ci sono arrivata un attimo fa? Ah, da qua. Oh, più semplice proprio non si poteva. Io come sempre mi devo complicare la vita. Allora, io sì, gli ho dato fuoco. Vediamo un po' dove va a finire, ragazzi. Boom! Ah, ok, lì al forziere. Perfetto, va bene. Intanto ce ne siamo rotto uno. E qua questo pezzo di merda nascosto non l'avevo visto. Ah, vabbè, ma mi dà una vita. Non è che mi ha dato chissà che cosa. Va bene così. Dai, salviamo il primo drago, che si chiama Halvor. Ma come fanno i draghi a sconfiggere i nemici protetti dall'armatura? Ricordati, Spiro, le fiamme non danneggiano il metallo, ma se usi le corna ce la farai. Come se già non lo sapessimo, voglio dire io, no? Pure tu, Spyro, ma che cazzo di domande fai? Voglio dire, già lo sai, già ne sconfitti almeno una trentina di tizi con l'armatura. Va bene, dai, va bene lo stesso così, ragazzi. Allora, riprenderemo esattamente da qui la prossima volta per poter completare il livello Cliff Town e riuscire a trovare tutte e 400 le gemme. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Ciao a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!